What is the current situation of sport in the respective country? We are going to welcome the Olympic Games in 2024. So it was the occasion for the government and the French Olympic Committee to change the organization of sport in our country, and it could be a good opportunity to put a focus about sport and to work on a strategy to involve more and more people to practice sport. But in reality, we face two problems. The first one is that we have less and less money to organize sport. So it's unfortunately a good reason to help the privatization of sport. And the second problem we face is that we have a conception in France of individual and unisport activity, and we think it's really important to work on a conception of omnisport, multisport, in which we can involve the person and the human being to progress and all together. Il nostro paese sta attraversando un fermento legislativo rispetto al movimento sportivo complessivamente inteso, attraverso una riforma che ha toccato anche gli enti di promozione sportiva e che è relativa alla riforma del terzo settore italiano, che ha riconosciuto con l'entrata in vigore del codice del terzo settore, legato appunto alla riforma, le attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale, in quanto tale tutelate appunto dal punto di vista del riconoscimento giuridico e anche dell'eventuale fiscalità di vantaggio. Dall'altra, una legge delega entrata in vigore in agosto del 2019, una legge delega che parla all'articolo 1 del riordino del sistema sportivo italiano. Oltre a ciò è diventato anche un nuovo soggetto all'interno del panorama del sistema sportivo italiano, Sport e Salute, che sostituisce la vecchia CONI Servizi S.p.A. come nuovo soggetto erogatore dal punto di vista dei contributi, dei finanziamenti, delle risorse messe a disposizione, o almeno una grossa parte delle risorse messe a disposizione del movimento sportivo, degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI. Diciamo, si è aperta una fase di riforma legislativa sullo sport anche in Francia, e sulla base di questo abbiamo voluto confrontare le varie legislazioni, in modo anche da assumersi un impegno di un'eventuale iniziativa da tenersi in Italia che abbia anche uno sfondo internazionale, in modo tale da essere protagonisti noi come WISP all'interno di quella che dovrà essere la decretazione attuativa di ciò che ne deriva dalla legge delega dell'agosto 2019, che è appunto la legge che pone il riordino del sistema sportivo italiano insieme ad altri provvedimenti che dovranno essere presi. What is the main distance between commercial and social sport? The main difference is that in an association we involve people in a whole project, and in a commercial structure we involve people to buy and to consume a product. So the difference is just essential. La distanza è sicuramente abissale, sia dal punto di vista dell'impatto economico, quindi delle opportunità, delle possibilità, delle risorse di cui lo sport commerciale dispone, sia per quello che è l'interesse di grandi, diciamo, numeri anche di attenzione che può vantare lo sport professionistico rispetto a quello che è un'attenzione mediatica nei confronti dello sport sociale. Quindi è evidente che però
il tema dello sport sociale oggi più che mai, proprio in virtù dell'attenzione normativa di cui si parlava in precedenza, ha bisogno di una maggiore attenzione sia da parte delle politiche pubbliche, sia da parte del sistema sportivo, che anche da parte di quello che è il pubblico, l'opinione pubblica, perché lo sport sociale è un grande fattore di inclusione, un grande fattore di inclusione per quello che può essere una riorganizzazione vera e propria della qualità della vita all'interno delle comunità, delle città, piccole o grandi che siano, all'interno del nostro paese. Questo valore sociale, questo impatto sociale che lo sport per tutti, lo sport di cittadinanza produce, è, diciamo, riconosciuto da coloro che hanno anche oggi ruoli i cosiddetti decisori, quindi la politica, le istituzioni, il sistema sportivo, ma che però non ha un riconoscimento, uno stesso valore, uno stesso impatto in termini appunto di inquadramento normativo, se non per il fatto di ciò che si diceva anche nel confronto con la riforma del terzo settore italiano, ma c'è tutto il comparto delle norme relative al sistema sportivo e all'organizzazione del sistema sportivo, che invece ha bisogno di un intervento, perché questo valore sociale, questa grande forza di fattore inclusivo da parte dello sport di cittadinanza e dello sport per tutti, possa emergere sempre di più anche sul piano della comunicazione e dei media. Ecco, su questo credo che ci sia ancora bisogno di un particolare impegno, non solo nostro, ma di tutti gli attori in campo, perché questa grande ricchezza possa emergere sempre di più. I think it's very important to have a culture of sport, and if we want to provide a culture, we need diversity in sports. And we reach with Luis a same goal, which is to provide multi-sport activities and to recognize that sport is not only practiced in one way, but that sport can be practiced in alternative ways. And in FSGT, for example, we want to change the rules of sport, enable to make sport accessible to everyone, and we really think that it's important to save and to preserve and to communicate about these different events, which are not the sport that we can watch on television, for example. It's very important to think that sport is also culture. Sport is not just something we practice or something we watch on television. It's part of a world culture. We really need to save and to promote multi-sport organization like UISP and FSGT. Uno dei temi che abbiamo trattato oggi è sicuramente questo della comunicazione. Abbiamo visto che nei percorsi di riforma che stanno riguardando entrambi i paesi, la Francia e l'Italia, ci sono delle convergenze rispetto a quello che può essere un'idea o un rischio, diciamo, di un'idea che possa favorire la privatizzazione della pratica sportiva e meno quello che è il riconoscimento appunto del valore sociale dello sport di cittadinanza, e quindi aver messo anche sul tavolo oggi del nostro confronto quanto queste due organizzazioni, insieme ad altri partner del sistema sportivo europeo o soprattutto ad altri partner del terzo settore europeo, della società civile organizzata europea, possano essere interessati ad amplificare, ecco, l'impatto sociale dell'azione quotidiana di questi protagonisti delle reti sociali, vedrà un punto di caduta a breve, perché
Oggi da questo incontro usciamo anche con un'agenda, con una calendarizzazione che vedrà queste due organizzazioni a breve rincontrarsi, probabilmente in questo caso in Francia, per capire anche se un po' di risorse, oltre che a condividere quale può essere l'impegno di queste due organizzazioni ad amplificare la comunicazione sociale su tutte le nostre buone pratiche che mettiamo in campo rispetto al terreno dello sport per tutti e dello sport di cittadinanza, e ecco, e sarà una valutazione che in quell'occasione andremo a fare, sia dal punto di vista della, non solo dell'opportunità, questa è data per scontata, ma sicuramente della sostenibilità di un eventuale intervento e di una proposta da fare di un'agenzia internazionale sui temi dello sport sociale e dello sport di cittadinanza.